Nonostante l'enorme successo di pubblico dei premi internazionali Ennio Flaiano 2021 che si sono appena conclusi al Teatro Monumento d'Annunzio, c'è il rischio che la prossima edizione non si possa svolgere come di consueto da 48 anni a Pescara. Lo ha annunciato oggi alla stampa la presidente Carla Tiboni, figlia del fondatore dei premi Edoardo Tiboni, la quale ha lanciato un appello. Abbiamo ricevuto un diniego dall'ente manifestazioni pescaresi che la 49esima edizione non potrà svolgersi lì. È un diniego che francamente non comprendiamo, però dobbiamo avere la certezza di una location. Noi abbiamo un'organizzazione che riparte fra 15 giorni e non possiamo immaginare di lavorare senza sapere dove si svolgerà la 49esima edizione dei premi Flaiano. Credo che qualsiasi organizzazione debba avere la certezza del luogo in cui si svolge l'evento. Ecco, noi ad oggi non ce l'abbiamo. Io lancio un appello per risolvere il problema. Se il Flaiano vogliamo che rimanga a Pescara, il Flaiano ha bisogno di una sede definitiva, cioè noi dobbiamo essere sicuri che ogni anno il premio Flaiano potrà svolgersi in quel determinato luogo, altrimenti rischiamo di lavorare a vuoto, rischiamo anche di avere delle difficoltà organizzative che devono essere rivolte all'ultimo momento, mentre magari all'ultimo momento dobbiamo occuparci dell'ottimizzazione dei premi. Alla domanda dei giornalisti se potrebbe esserci una location alternativa al Teatro d'Annunzio di Pescara, la presidente Tiboni ha risposto che ha già ricevuto proposte. I premi Flaiano sono nati a Pescara e il prossimo anno si accingono a celebrare il 50esimo anniversario della morte di Flaiano e nel 2023 la 50esima edizione. Abbiamo ricevuto proposte da Roma, abbiamo ricevuto proposte adesso da uno dei nostri sponsor, la Biperbanca, di far svolgere addirittura il premio Flaiano a Lanciano. L'anno scorso abbiamo ricevuto la proposta dal sindaco di Chieti. Quindi insomma c'è molto interesse attorno ai premi, come credo che sia nell'ordine delle cose. E vorremmo che però il premio Flaiano rimanesse a Pescara. Certo, se poi non sarà possibile, prenderemo le nostre decisioni.